un po' di difficile comprensione, però come principio generale è nei desideri di ognuno di noi avere un'amministrazione trasparente, no? Voi siete abituati giustamente anche a pretendere nella valutazione una valutazione che sia trasparente, no? Del vostro operato, quindi è un tema sensibile. Qui parliamo di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, quindi tutti i soldi che voi ci date ogni mese, cioè scherzo, quella somma piccola anche che date all'anno, che poi tra l'altro è un'offerta, diciamo, volontaria addirittura, quindi noi la dobbiamo amministrare, come dobbiamo amministrare tante entrate dello Stato, tante risorse, quindi in qualche modo in questo nostro amministrare tutto quello che facciamo dobbiamo essere trasparenti e voi dovete poter controllare, vedere, verificare. E quindi oggi parliamo di questi temi, insomma, che credo siano interessanti, no? O no? Siete interessati a questo? Ovviamente abbiamo dei tecnici che conoscono questo tema e intanto la prima persona che vi presento è l'avvocato Trabè, che si presenterà da solo, vi dirà praticamente su che cosa ha lavorato e cercherà, insomma, in modo molto didattico, penso, no? di farvi entrare un po' in questo tema, che non è subito di facile magari approccio. Grazie ragazzi e passo la parola. Innanzitutto un ringraziamento alla preside e all'istituto e a voi che ci avete ospitato in questa scuola, che è una scuola storica, no? Che fermo molto, forse la più, da questo punto di vista, con la storia più importante. Oggi parleremo della trasparenza e cercherò di farvi comprendere come questa incida sulla vita di tutti noi. Mi presento, io sono avvocato, ma fino al 1° maggio di quest'anno, adesso sono in pensione, ho lavorato nella pubblica amministrazione, ho lavorato 39 anni nella pubblica amministrazione, anche con ruoli di responsabilità. Negli ultimi anni, in seguito all'approvazione delle leggi dell'anticorruzione, ho anche svolto la funzione di responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione. Però vorrei cominciare con un viaggio in America. Parlando dei soldi, diciamo che c'entra, ci arriviamo, un po' la lacrima l'ho presa ma ci arriviamo. Al confine tra l'Arizona e il Messico, vedete, questo è Google Maps, c'è una città che si chiama Nogales, è tagliato, vedete quella lì, quello è il confine, tagliato proprio con la spada, Stati Uniti-Messico, e c'è una città presa a metà, che è stata tagliata a metà. Ora, questa città è una stessa città, quindi abbiamo persone che sostanzialmente condividono lo stesso clima, la stessa cultura, praticamente la stessa lingua, più o meno, inglese e spagnolo. Eppure a nord, negli Stati Uniti, il reddito pro capite annuo è di 48.000 euro. Quindi immaginate, non so, fermo la parte verso il porto San Giorgio, vediamo la metà, è la parte nostra. A nord, negli Stati Uniti, il reddito pro capite è di 48.000 euro, le persone godono di una buona salute, c'è un livello di istruzione molto diffuso, spesso diplomati e laureati, c'è un'aspettativa di vita elevata e c'è una criminalità limitata. Andiamo a sud, la stessa città, lo stesso clima, la stessa cultura, andiamo a sud, siamo nel Messico, il reddito pro capite annuo è di 15.000 euro, meno di un terzo, l'istruzione molto scarsa, l'aspettativa di vita è minore rispetto agli Stati Uniti e c'è un livello di criminalità elevato. Qui vedete due figure, due foto, vedete la bandiera americana, è facile distinguere due zone, però insomma qui vedete una strada, no? Ordinata, una città ordinata, e qui vedete sostanzialmente delle baracche e una città un pochino peggiore, anche se il clima è molto bello in America. Allora,
ci sono due economisti americani che si sono fatti questa domanda: perché alcune nazioni falliscono praticamente ed altre si sviluppano? Chiaramente non vi posso riassumere un libro di qualche migliaio di pagine, non la farei troppo lunga, e dicono, due economisti, attenzione, non due giuristi, due economisti sono giunti a questa conclusione, che le società funzionano in base a delle regole create, attenzione, ed applicate dallo Stato e dai cittadini, e che queste regole, le istituzioni politiche che gestiscono queste società, sono quelle che fanno la differenza, che quindi consentono uno sviluppo, un reddito più elevato pro capite, condizioni di vita migliori, e invece condizioni peggiori, livelli più bassi, salute peggiore, maggiore criminalità. Dice, ma quali sono allora queste istituzioni che ci garantiscono? Due sono sostanzialmente quelle fondamentali: una costituzione scritta e un regime democratico. Perché? Perché appunto, come dicevo, queste istituzioni rendono la qualità della nostra vita, ci consentono di sviluppare al meglio le nostre possibilità, ci offrono più possibilità di dire la nostra su ciò che ci circonda e in qualche modo di influenzare la nostra stessa vita. Quindi una repubblica democratica delle istituzioni positive instaura un circolo virtuoso, cioè viene favorita una distribuzione più equa del reddito, perché nella misura in cui le persone hanno più potere di dire la loro nella società, nello stesso tempo nascono più opportunità di partecipazione e anche di sviluppo sociale, politico e alla fine economico. Allora dico, noi dove ci collochiamo noi italiani? Questa mappa è la mappa che a seconda dei colori individua i paesi che hanno un reddito pro capite anno superiore o inferiore a certi livelli. Come vedete, l'Italia si trova insieme all'Europa, alla Russia, all'Australia, a tutta l'America del Nord, praticamente nella zona più alta, anche se le differenze non sono poi minime, perché gli Stati Uniti hanno un reddito a persona medio annuo, dati del 2016, di 48.000 euro, l'Italia ce n'ha 30.000, il Messico, come vedete, ce n'ha 15.000, quindi noi abbiamo un reddito pro capite annuo doppio rispetto ai nostri amici messicani e rispetto alla media mondiale di più di due volte. E che cos'è che ci fa così più ricchi degli altri e della media mondiale? Allora, seguiamo quello che dicono i nostri economisti americani. Abbiamo una costituzione scritta che dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che la sovranità appartiene al popolo, che esercita delle forme, eccetera, eccetera. L'Italia è una repubblica. La parola repubblica vuol dire cosa pubblica, letteralmente, viene dal latino, individua normalmente lo Stato, un governo, ma attenzione, pubblico vuol dire che riguarda la collettività, quindi in realtà dire repubblica vuol dire qualcosa che riguarda tutti noi, tutta la collettività. Quindi è un concetto da un punto di vista astratto, ma fino a un certo punto, e lo vediamo nell'articolo 2 della Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi guardate bene, la Repubblica riconosce, ci riconosce, non ci crea, noi siamo prima della Repubblica. Quindi la Repubblica, la Costituzione, ci riconosce una dignità che è prima di lei. Quindi le singole persone, ciascuno di noi, viene prima della Repubblica, perché la Repubblica è al nostro servizio, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali, la famiglia, i gruppi, ma nello stesso tempo richiede doveri inderogabili di solidarietà. Che vuol dire? Vedete questa foto? La capiamo tutti. Questa foto rappresenta, viene dal terremoto che ci ha colpito l'anno scorso. Ok? Allora, qui vediamo diritti e doveri. I diritti di quelli che stanno sotto le macerie, se noi stessi lì sotto, pretenderemmo, vorremmo che ci fossero, no? Che dite? Che qualcuno avesse il dovere di venirci a salvare.
ma nello stesso tempo, se non avessimo una repubblica organizzata, avremmo sì magari tante persone di buona volontà che però vanno a scavare con le mani nelle macerie e noi probabilmente non verremo salvati. In momenti come questi occorre una struttura, occorre un'organizzazione, un sistema di protezione civile, ruspe, no? Persone, tecnici, gente che sa dove scavare, cani addestrati. Questa organizzazione è quella che rende concreto il dovere di solidarietà. Quindi in qualche modo qui noi possiamo metterci nei panni di chi sta in pericolo e di chi accorre. Siamo sempre noi, perché in qualche modo ciascuno di noi in un momento può aver bisogno e in un altro momento è chiamato ad aiutare gli altri. E passiamo all'articolo 3. L'articolo 3 della Costituzione stabilisce due, adesso non ve lo voglio leggere tutto per non annoiarvi, ma comunque dice due cose fondamentali. Il primo comma, la prima frase: l'uguaglianza formale davanti alla legge, tutti siamo uguali davanti alla legge, alti, bassi, larghi, ricchi, poveri, siamo tutti formalmente uguali, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, eccetera, eccetera. Pensate che sia una cosa astratta? Lo sapete che fino al 1963 le donne non potevano partecipare ai concorsi per la magistratura, per essere prefetti, questori, cioè le cariche più alte dello Stato, con giorno sindaco, comodati, non potevano accedere. Prego. Ringraziamo il sindaco. Terremoto all'Aquila,
imprenditori vengono intercettati al telefono, parlano tra di loro e la notte stessa del terremoto ridono pensando agli affari che potevano fare con la ricostruzione, mentre all'Aquila c'erano 200 morti, per fare 300 morti. Questa è una cosa che ha fatto molto scalpore in Italia, no? E in effetti poi si è anche verificato come gli appalti per la ricostruzione in Aquila sono andati a volte in vie dove non dovevano andare. Però questo che cosa ha portato? Che anche oggi ogni procedura che dovrebbe essere non veloce, di più, per ripartire al punto in cui ci trovavamo prima del sisma, ogni procedura viene rallentata perché c'è risalente di ingrandimento su ogni passaggio. Allora pensate questo, il comune di Fermo a gennaio ha avuto finanziata per 8 milioni e 600 mila euro, cosa importante, un nuovo polo scolastico a posto della Ugobetti e della Fracassetti. Ugobetti e Fracassetti sono due medie storiche di Fermo, vengono unificate con un nuovo polo. Il programma del commissario voleva portare alla apertura a tappe forzate già a settembre 2017 di questo polo. Oggi siamo a dicembre, ormai 2017, e non perché ci sia stato qualcosa di speciale, tutto il resto della progettazione, tutto rispettato nei termini, eccetera, si deve ancora arrivare ad aggiudicazione definitiva. Allora, non può essere che nell'emergenza qualche autorità, anche necessaria, che ringraziamo per il, però non viaggi con i tempi dell'emergenza. Questo è per noi inaccettabile. Ora questo ce lo diciamo qui tra noi, far polemica fuori non serve, io sono il primo, poi insomma rimanga tra noi, però sto arrabbiato per me. Adesso dovremmo fare l'ennesimo viaggio a Roma per far capire come in un momento di emergenza l'emergenza vale per tutti. Ecco, io volevo mettere questo tema perché credo che sia purtroppo attuale, magari non per la Toscana, voglio dire, no, però per le nostre zone, per le nostre città è particolarmente importante. Quindi ecco perché sono venuto anche con il fiatone, però ci tenevo insomma a salutare e magari a contribuire con questo piccolo granello di ragionamento. Grazie. Grazie. Noi abbiamo una legge regionale del 2014, questo è un
deputati sindaci a sollecitare la regione per istituire un comitato come dovevano partecipare i prefetti e questori, però per contrastare la corruzione. 2014, questa legge regionale è attuata totalmente, nessuna se ne accorge, nessuno l'ha contestata, adesso l'hanno rinnovata a luglio 2017, abbiamo scritto 3 giorni fa la giunta, invitando i prefetti per dare atto. Qui abbiamo dei flussi finanziari forti adesso con la ricostruzione e ci sono degli allarmi, procuratori Macrini, e oggi leggiamo ciò che ogni giorno ci sono dei segnali di allarme della criminalità organizzata della nostra regione. 10 novembre 2017, 5 milioni di euro dati dalla Banca delle Marche a imprese comunque anch'io un invito che ricordo con tutto il cuore, coinvolgiamo gli studenti, il futuro è loro, però dobbiamo dare gli strumenti, perché se noi non insegniamo a loro come si controlla la pubblica amministrazione, poi ne parlerò, ma sono nel mio spazio, e questa norma non cammina, abbiamo appesantito gli uffici pubblici di questi adempimenti sulla trasparenza, un lavoro enorme, ma se non sensibilizziamo la società civile, se alle giornate della trasparenza non ci viene nessuno, se quando vengono aggiornati i piani anticorruzione, adesso l'ho fatto il 8 gennaio, vengono fatti con avvisi nascosti nei siti e non viene fatto nulla per sensibilizzare la società, le associazioni dei consumatori non vengono, siamo solo noi, anche un girano, e i sindacati dove stanno? Quando si presenta il piano anticorruzione della giunta, dell'ASL, scusi ma io approfitto perché volevo, dobbiamo fare tutto un passo. Non ci siamo messi d'accordo con il sindaco, ma in realtà parliamo proprio dell'articolo 3 della Costituzione. Il sindaco ha detto, ha fatto proprio un'analisi di un caso specifico in cui parliamo di uguaglianza formale davanti alla legge e di uguaglianza sostanziale. Gli appalti, l'appalto della ricostruzione è formalmente un appalto come tutti gli altri. L'uguaglianza sostanziale vuol dire non trattare casi diversi nello stesso modo. Trattare un appalto della ricostruzione urgente e un appalto che per quanto debba essere veloce non ha questa urgenza significa trattare due fattispecie, due casi diversi nella stessa maniera. Questa è un'uguaglianza formale che porta a dei danni. Ecco perché l'uguaglianza sostanziale, il secondo comma, ci dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Gli ostacoli di ordine economico, eccetera, eccetera, che limitano la libertà e l'uguaglianza. In questo caso, l'uguaglianza sostanziale avrebbe voluto dire che per gli appalti del terremoto si stabilisce un'autostrada invece della solita mulattiera, no? Questo vuol dire. Però c'è un certo Calamandrei, che è uno di quelli che hanno scritto la Costituzione, e professore universitario che ha rifiutato di sottoscrivere una lettera al Duce e ci ha rimesso il posto, voglio dire. Quindi parliamo di una persona molto coerente, molto, molto forte. Ha scritto questo: la Costituzione, lo vedete, perché si muova bisogna ogni giorno metterci il combustibile dentro, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Non basta scriverla alla Costituzione. Il problema dell'Italia è spesso che noi facciamo, ogni volta che c'è un problema, invochiamo una nuova legge, scriviamo nuove parole, ma le leggi camminano con le gambe delle persone, con le nostre gambe. Non è che la legge, solo perché sta scritta lì, improvvisamente c'ha una validità miracolistica. Torniamo all'articolo 3 della Costituzione, l'uguaglianza. L'uguaglianza e il contrario dell'uguaglianza è la disuguaglianza, ha anche un costo. Allora, noi pensiamo che tutto sommato, no? L'uguaglianza formale, queste cose, vabbè, non siano cose pratiche, concrete. Però io faccio spesso questo esempio. Noi siamo come una grande catena, tutti noi, bene o male, volenti o nolenti, perché tanto viviamo tutti insieme, fianco a fianco. Siamo come una grande catena. Allora, quanto è forte una catena? Lo sapete? Nessuno lo sa? Quanto è la forza di una catena? Eh? È forte quanto l'anello più debole. Io posso avere una catena fortissima, il tungsteno, poi c'è un anello di latta.
si spezzerà quella catena. Anch'io ci andrò di mezzo, io posso essere forte, posso essere fortissimo, Hulk, mi cade la testa, mi cade in testa la casa a causa di un terremoto, non basta la mia forza. Se non ci sono gli altri anelli della catena forti, anche loro, io con la mia forza singola non riuscirò. Ecco perché rinforzare, se noi abbiamo un anello debole nella nostra classe, nei nostri amici, cioè, sono tanti anelli deboli. Ci sono tanti anelli deboli. È interesse di tutti rinforzarli. Quindi girare la testa dall'altra parte è un danno che facciamo a noi. E lo paghiamo in termini di soldi. Dice un premio Nobel della dell'economia che la società ha fatto uno studio, che io riassumo in una frase chiaramente, dice: la società paga un prezzo elevato per la disuguaglianza, compresa una prestazione economica peggiore. Guardate questa cartina del mondo, guardate i colori. Scusate. Più è chiaro il colore, meno disuguaglianza c'è. Vi dice qualcosa rispetto al reddito dalla cartina di prima che abbiamo visto? Se ci fate caso, più sono scure, più c'è alta disuguaglianza nella società. Se ci fate caso, i paesi sono tanto più ricchi quanto meno disuguaglianza c'è. Quindi l'uguaglianza si traduce in euro per tutti noi, per la società. Quindi è interesse di tutti realizzare una società più uguale di tutti. Ritorniamo a Calamandrei, ci vuole ogni giorno, però bisogna mettere il combustibile nella nostra vita, nella nostra costituzione, perché nulla è immutabile. Ce lo insegna una città che conosciamo tutti, credo, no? Siete stati tutti a Venezia? No, non siete mai stati a Venezia? Allora andate a Venezia, primo compito in classe, andate a Venezia, è una città bellissima. Venezia nel 1300, guardate, aveva 110.000 abitanti, aveva le stesse dimensioni di Parigi, era 3 volte più grande di Londra, era la città più ricca dell'epoca. Perché? Perché i giovani come voi, che magari non avevano i mezzi per arricchirsi, per avere successo, eccetera, però avevano un sistema molto, molto bello per poter, diciamo, migliorare le loro condizioni di vita. Potevano essere dei bravi marinai, dei bravi comandanti di nave. Che succedeva? Sapete che Venezia era ricca perché commerciava con l'Oriente, la via della seta, no? Commerciava nelle spezie, che erano all'epoca preziosissime, ma erano viaggi rischiosi, lunghi, non si sapeva se si ritornava vivi. Ok, allora che succedeva? Chi aveva iniziativa, capacità di rischio, aveva nello stesso tempo delle persone molto ricche che dicevano: non ti preoccupare, la nave te la do io, tu vai a prendere le spezie e me le riporti, se riporti tutto, un terzo del guadagno va a te, 2 terzi con me. E questo era aperto a tutti, cioè la persona, la famiglia più povera, il ragazzo più povero che avesse avuto però la grinta, la capacità, la forza di fare questa cosa, poteva diventare piano piano ricco, 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 sempre più ricco. E la Venezia di quel tempo era diventata così perché c'era una forte, si chiama mobilità sociale, e viene sentito parlare dell'ascensore sociale. Cioè, da chi magari non aveva redditi, all'epoca uno poteva essere poverissimo, non aveva da mangiare, fino a diventare ricchissimo. Che è successo? È successa una cosa: poco dopo le famiglie più ricche hanno detto: alt, perché dobbiamo dividere tutti questi guadagni con gli altri? Ecco il concetto della catena, non l'avevano capito, ci riteniamo noi. Hanno monopolizzato il commercio, hanno detto: fermi tutti, per andare a commerciare le spese in Oriente ci vuole la nostra autorizzazione, e chi lo fa ci paga noi. All'epoca la Repubblica di Venezia, ma non era una Repubblica come la nostra, ci pagano una bella tassa. Sostanzialmente hanno monopolizzato e quindi l'ascensore sociale si è bloccato. Da quel momento Venezia ha cominciato una discesa lunga, 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 lunga.
2002, e oggi vedete com'è ridotta Venezia. Oggi Venezia vende i gelati, le pizze, il Reggio Sofiato, praticamente fa il cameriere dei turisti del mondo. Quindi, come vedete, ci possono essere dei periodi di grande progresso sociale ed economico, ma che non sono garantiti per sempre. E quindi dobbiamo fare in modo che l'uguaglianza sostanziale, quella che ci rende più ricchi, che ci fa stare meglio, sia garantita giorno per giorno. Questo è un compito di tutti. Certo, il primo compito ce l'hanno le istituzioni, il Parlamento, il Governo, la pubblica amministrazione. Sapete che cos'è la pubblica amministrazione? Io all'età vostra non lo sapevo. Voi lo sapete? Se lo sapete, siete più bravi come ero io. Bravi. Dopo allora mi direte cos'è la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione è una cosa, ma noi cittadini abbiamo un compito, come dicevo, e noi cittadini possiamo essere in qualche modo questa lega della giustizia, non so, io non l'ho vista ancora il film, non so se voi siete rivedendo, possiamo essere questa lega della giustizia anche senza il costume. O se avete delle domande, interrompetemi pure, se volete, volete dei chiarimenti non c'è problema, cercherò anche di stringermi. Dicevo che la Costituzione ci ha dato delle armi, noi siamo dei supereroi grazie alle armi che ci dà la Costituzione, e sono armi che non ci può togliere nessuno. Le leggi fatte dal Parlamento, se non rispettano la Costituzione, vanno giù. C'è un giudice delle leggi, la Corte Costituzionale, che cancella le leggi che non rispettano la Costituzione, perché può capitare anche questo. Dicevo prima che fino al 63 le donne non potevano essere magistrate. Cioè, perché? Boh. Era un retaggio dello Stato unitario del 1800. I nuovi diritti vengono aggiunti, cioè la Costituzione, vedete, è una cosa viva, non è una cosa scritta per sempre nel 1947. Il Parlamento qualche volta fa anche qualche sbaglio, e la Corte cancella gli sbagli, ma anche delle cose positive. E per esempio, man mano che la società si evolve e diventa sempre un pochino più complicata, introduce anche dei nuovi diritti dei cittadini, di tutti noi. E soprattutto ultimamente ha fatto una cosa: la pubblica amministrazione, poi vedremo un attimo chi sono le pubbliche amministrazioni, ma la scuola, questa scuola è una pubblica amministrazione, è chiaro? Quindi voi tutti i giorni venite in una pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione alla quale lo Stato ha dato il compito di fornire un'istruzione gratuita a tutti. Negli Stati Uniti le tasse scolastiche di un istituto come il vostro costano dai 30 ai 40 mila dollari all'anno. Non so se capite. Lo Stato investe su ognuno di voi 500 mila euro. Ognuno di voi vale 500 mila euro quando scade alla fine, ok? Quindi valete qualcosa, eh? Dicevo, fino adesso, fino a poco tempo fa, la pubblica amministrazione era chiusa, vigeva il principio del segreto d'ufficio, non si sapeva nulla. C'è stato fatto un grosso passo avanti, prima del 1990, nel 1990 è stato introdotto l'accesso amministrativo, o chiamato anche documentale. Dicevo, l'accesso significava semplicemente questo, che per la prima volta i cittadini potevano andare, possono andare dalla pubblica amministrazione e dire: ma io voglio leggere quella cosa che tu hai scritto, quel documento, quella delibera, quella lettera che mi hai mandato, eccetera. Voglio sapere, voglio averne copia, voglio sapere perché hai fatto questo. Ma devo avere un buon motivo, cioè non posso andare là e dire: ma stamattina mi sono svegliato storto, voglio leggere quel bigliettino. Ok. Questo è successo nel 90. Il primo passo, poi c'è stato un secondo passo, e i maschi tutti attenti qui, non è questa purtroppo la trasparenza, mi dispiace per voi, ma è un'altra trasparenza, anche se questa sarebbe stata meglio. La seconda trasparenza è stata introdotta prima nel 2009 e poi in maniera più organica nel 2013. E che cos'è questa trasparenza di cui tanto si parla? Qui tanto si parla, no? La trasparenza
Una cosa quando è trasparente, l'acqua è trasparente perché fa passare la luce attraverso, poi vediamo, no? Attraverso un'acqua limpida nel mare ci fa vedere il fondo. La trasparenza quindi vuol dire che la pubblica amministrazione diventa qualcosa di visibile, di aperto. Quindi dal 2013 è stato ampliato questo diritto alla trasparenza. È stato ampliato in un modo dicendo a tutte le pubbliche amministrazioni: voi dovete mettere sul vostro sito istituzionale, e magari chi di voi, non so, fa l'orientamento di informatica, magari collabora con il sito della scuola, per fare il sito della scuola, c'è tutta una serie di atti che vanno pubblicati in una sezione che si chiama amministrazione trasparente, in cui vanno obbligatoriamente messe tutta una serie di informazioni, dai numeri di telefono agli indirizzi, ai nomi dei dirigenti, tutte le notizie utili, agli atti e così via. Poi è stato fatto un passo ulteriore, perché? Perché questa trasparenza riguardava un numero vasto di dati, di informazioni, di documenti, però non erano tutti. Allora è stato fatto un altro passo in avanti nel 2016, ecco, vedete, questo è il menu della trasparenza. Ha un vantaggio che, siccome sono uguali in tutte le pubbliche amministrazioni, se voi cercate una informazione sapete dove andarla a cercare, perché andate su amministrazione trasparente, volete sapere, interessa partecipare al concorso perché magari vi siete diplomati da poco, volete vedere se il comune, la provincia o la regione sta per partire dei concorsi e poi voi vorreste partecipare, andate lì, fate di concorso e sapete che trovate tutto lì. Dicevo, il terzo passo è una trasparenza totale, cioè è stato esteso il diritto di conoscere tutto a chiunque, senza giustificazioni, per tutte le informazioni e i dati. Voi ragazzi lavorate molto al computer, i dati, sapete che conto il documento, il pezzo di carta, per esempio, ci sono conto il dato. Dato informatico. Questo, vedete, il Parlamento tedesco. Sopra c'è questa cupola, guardate, secondo me è una bellissima traduzione architettonica della trasparenza. Questa cupola, vedete che dentro c'è una spirale, è un passaggio che, no? Chi di voi è stato a Berlino forse ci ha dato, è una spirale in cui uno cammina, girando vede tutto il panorama di Berlino. Ma vedete nella foto sopra, dentro è così, dentro c'è, se vedete, ci sono le sedie sotto in basso del Parlamento. Quindi voi guardate, vedete sia la città, sia l'attività del Parlamento. Mi sembra l'abbia fatta apposta, è una cosa bellissima. Siccome vedo che siete stanchi, cercherò di essere veloce. Diciamo che voi avete il diritto di conoscere tutti i dati che riguardano la pubblica amministrazione, la vostra scuola per esempio. Voi potete andare sul sito, poi magari si scopre che l'avete fatto voi, quindi date un po' da soli, andate sul sito e cercate delle cose. Non le trovate, potete andare dalla segreteria e chiedere di conoscere delle cose che a voi interessano. Perché tutti i dati sono pubblici, chiunque ha diritto di conoscerli, cittadino o non cittadino, chiunque, non deve motivare perché li vuole, ha diritto di utilizzarli per utilizzarli. Qui ci siete voi, qualche anno fa, vedete, istituto industriale fermo, istituto Regio, il Regio Istituto Industriale di Fermo, con numerose fotografie, e sopra c'è il laboratorio di meccanica. Dicevo, sì, ho diritto d'accesso, ma chi sono queste maledette pubbliche amministrazioni? Carnea di chi era costui? Vabbè, abbiamo detto le scuole, il comune, la regione, la provincia, la camera di commercio, che ne so, l'ASUR, l'azienda sanitaria, dove noi andiamo magari, giochiamo a pallone, facciamo una storta, diciamo così, andiamo al pronto soccorso, al servizio pubblico, non siamo dei sudditi, abbiamo diritto di sapere, di conoscere, e se non ci viene detto possiamo pretendere di sapere.
Allora, su questo magari scorro perché sono cose piuttosto tecniche. Comunque, ecco, l'importante è questo, che ci sono dei dati che vanno pubblicati obbligatoriamente e dei dati che, se non vengono trovati, possono essere richiesti con il cosiddetto accesso civico. Invece ci sono dei dati che con l'accesso generalizzato chiunque ha diritto di conoscere, e sono quei dati ulteriori rispetto a quelli che dovremmo e sono previsti per sì. Come si presenta l'accesso? L'accesso si presenta ad una persona che si chiama responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il cui nome dovete trovare sul sito, nome, cognome, numero di telefono, eccetera. Invece l'accesso generalizzato va chiesto all'ufficio che detiene, possiede i dati di cui abbiamo bisogno, oppure al cosiddetto ufficio di relazioni col pubblico o altro ufficio indicato, vedete, nella sezione dell'amministrazione trasparente, possibilmente senza gli errori di grammatica messi da Peppino nella celebre scena. Come si presenta? Si presenta con la posta, a mano, con il fax, con la posta elettronica, con la posta elettronica certificata. Ricordatevi però di allegare sempre un documento di riconoscimento, fate una scansione della vostra carta d'identità e la allegate. Il rilascio dei dati e dei documenti può essere sia in formato elettronico sia in formato cartaceo e è gratuito, cioè la pubblica amministrazione non vi deve chiedere qualche cosa, dei soldi, se no vi deve documentare quanto ha speso per fare quella copia. Se vi dà un CD, vi deve dimostrare con la fattura che quel CD è costato X. Entro 30 giorni la pubblica amministrazione deve rispondere, ok, se no come sarà. L'accesso può essere negato solo nei casi previsti dalla legge, perché altrimenti i dirigenti incorrono in sanzioni disciplinari ed economiche. Andiamo avanti veloci. Le eccezioni all'accesso: ci sono degli interessi pubblici che impediscono l'accesso, esistono anche degli interessi privati, tra cui per esempio quello più comunemente espresso è quello della privacy. La tutela della privacy riguarda alcuni dati, non tutti, riguarda i dati relativi allo stato di malattia, disabilità, etnica, alla vita sessuale e al disagio economico. La privacy se ne parla tanto, io vediamo un caso che mi interessa da vicino. Per quelli che fanno l'ultimo anno, no? Quelli che fanno il quinto sono maggiorenni. Allora, i genitori hanno diritto di accesso ai dati e documenti scolastici dei figli maggiorenni? Si è posto questo problema. Un padre separato non aveva notizie sull'andamento scolastico della figlia. E la figlia si rifiutava di fornirgli in base alla privacy. Lui non si è dato per vinto, purtroppo per la figlia, è andato dal Tribunale Amministrativo Regionale, che è un tribunale che si occupa delle cause, delle litigate con la pubblica amministrazione. E questo, guarda caso, ha detto sì, spetta il genitore, ma come l'ha motivato? Con quella famosa Costituzione. Perché la Costituzione, tra le tante cose, dice che il genitore, il padre, nei confronti della figlia, sia pure maggiorenne, non solo dei doveri, cioè quello da per i vestiti, possibilmente anche un po' di soldi il sabato sera per divertirsi, comprensivi anche dell'obbligo di contribuire alla spesa, in questo caso all'università, ma anche dei diritti, compreso quello di conoscere gli elementi salienti della vita universitaria della figlia, che ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, che sancisce il diritto dovere dei genitori sui propri figli. Vedete questa Costituzione come diventa concreta poi, come va a incidere su situazioni molto molto legata alla nostra quotidianità. Va bene, qui ci sono degli esempi, magari li saltiamo per non eccedere.
questi sono degli esempi, diciamo che comunque l'accesso non è che richiede chissà cosa, richiede semplicemente di dire no, io sottoscritto, ho Mario Nove, il nostro assessore regionale Avvocato Cesetti, e vengo a salutarci, facendo un grande sacrificio. Perché io comunque avevo praticamente finito. Salve ragazzi, buongiorno. Io ho fatto una corsa perché c'avevo un impegno, ci tenevo, però ci tenevo ad essere qua a portare il saluto della Regione Marche per queste iniziative che con l'Associazione dei Consumatori Utenti delle Marche, con diciamo, il contributo importante dell'Avvocato Mirko Trappè, oggi abbiamo qui anche Luana, queste iniziative sul territorio regionale, e questa è un'iniziativa particolarmente importante perché coinvolge voi ragazzi. Che vedete, la trasparenza, io lo dicevo quando abbiamo fatto per l'iniziativa in Regione Marche, è un ponte di dialogo tra i cittadini e le istituzioni. E di questo ponte di dialogo noi oggi ne abbiamo tanto, tanto bisogno, perché è un fatto democratico. Vedete, leggevo ieri, mi pare su un'ANSA, il tasso di gradimento dei cittadini, o meglio di credibilità dei partiti politici, che sono la vita della democrazia, perché la democrazia si nutre di politica, il tasso di gradimento è bassissimo, meno del 20%, come è basso il tasso di gradimento nei confronti delle istituzioni democratiche, il governo, il Parlamento, gli stessi enti locali, la stessa regione. Allora ecco perché la trasparenza è un ponte di dialogo e quindi è un fatto democratico, perché consente ai cittadini di stare dentro le istituzioni, di controllarne, come è giusto che sia, l'operato. E quando il cittadino fa questo attraverso l'accessibilità agli atti, quelli che oggi sono gli strumenti dell'accesso generalizzato, poi immagino di queste cose parlerà Trappè, questo è garanzia della imparzialità della pubblica amministrazione, ma non solo dell'imparzialità, ma anche dell'efficienza della pubblica amministrazione. Perché se io pubblico amministratore, assessore a bilancio oggi della Regione Marche, ieri presidente della provincia, so che i cittadini verificano attraverso un'informazione responsabile, perché poi ci vogliono anche cittadini responsabili, un'informazione responsabile verifica il mio operato come pubblico amministratore o pubblico funzionario, io non soltanto sono portato ad agire di più nel rispetto totale della legalità, ma anche nell'efficienza della mia azione. Quindi è questa la qualità dei servizi nei confronti dei cittadini. Per questo è importante, è il concetto, se vogliamo, no, della partecipazione stessa. Io non la faccio lunga, vi auguro buon lavoro in questa giornata, io tra qualche minuto me ne devo andare, però ho fatto una corsa, ma ripeto, ci tenevo ad essere qui per sottolineare l'importanza per noi di queste iniziative. Grazie. Ringraziamo l'assessore Cesetti, veramente so che oggi è impegnatissimo e ha fatto un grosso sacrificio per il filo, ringrazio veramente, e andiamo avanti praticamente con questo basta che diretto a me ovviamente, e giusto per approfondire se siete interessati, qui ci sono due indirizzi, uno è normativa.it. Se vi interessa conoscere qualche legge, vi può capitare, vi può capitare, perché oggi, domani, poi domani, chissà quello che, di cui avrete bisogno. Su normativa.it trovate tutte le leggi del testo vigente, leggi più importanti. Andate lì, poi c'è un motore di ricerca, cercate quello che vi interessa. Invece sull'autorità della Nazionale Anticorruzione, www.anac.it, trovate tutti i documenti di quel soggetto, di quell'amministrazione che si occupa proprio
della trasparenza e della prevenzione della corruzione. Quindi io ho terminato, vi ringrazio. Grazie.